Allora, amici di Mistopolini, vi presento un'altra timidissima aspirante al titolo di Miss. Quindi mi raccomando, mettiamola a proprio agio. È l'aspirante Miss numero 86. 86, nome? Martina Zanetti. Ok, Zanetti. Allora, Martina, fatti guardare, sei molto carina, molto alla moda. Qual buon vento ti porta qui a Mistopolini? Quindi ti chiedo come mai l'idea di partecipare. Ma per gioco, così mi hanno convinta gli amici. Più che altro per provare una nuova esperienza. Giustissimo. Sì. Brava, bravissima. Allora, senti, quanti anni hai? 16. Sei giovanissima, quindi immagino che studi. Sì, al Carli studio ragioneria. Tutti al Carli studiano, cioè, ma com'è andata quest'anno? Sono passata liscia, adesso devo fare la terza. Sei passata liscia, questo è un termine... Senza debiti. Senza, se avevi debiti, come si diceva? Dovevo studiare d'estate. E quindi era una fregatura. Fregatura. Invece ci godiamo l'estate. Sì. Ecco perché dico, ragazzi, studiate, studiate, perché poi ci si diverte. Sì, infatti. Oh, bene. Senti, hai un sogno nel cassetto? Sei così giovane, mi piace insomma farvi questa domanda. Non ho sogni nel cassetto in particolare, mi basta avere una bella famiglia magari da grande, essere felice. Cioè, io, senti l'applauso? L'applauso del nostro pubblico, bravissimo, una cosa molto bella per la tua età, quello che hai detto, va bene. Però divertiti a Mistopolini, mi raccomando. Ok. Tu sei fidanzata? Sì. Quindi sei a posto anche da quel punto di vista là. No, perché qua abbiamo i mister quest'anno. So. C'è un bel giro, però a te no. Non interessa, lei è felicemente innamorata. Lo salutiamo? Sì, ciao Michelle. Michelle? Ok. E fa anche lui, quindi perfetto. Allora, guarda la telecamera, prendi coraggio, perché adesso hai l'opportunità di salutare e dire tutto ciò che vuoi. Saluto tutti i miei amici, i miei genitori e il mio ragazzo. In bocca al lupo. Grazie.